Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Allora, mi trovate in queste condizioni un po' pessime perché sono appena tornata a casa e vi volevo far vedere un po' di acquistini che ho fatto da Primark. Sì, finalmente ha aperto anche a Roma Primark. Vabbè, questo un bel po' di tempo fa, però essendo che costo casino io non è che esco tanto di casa. E ci ero già andata, un po' di tempo fa, però ci sono ritornata e ho preso un po' di cosine carine che ve le faccio vedere subito. Allora, sì. La busta ha ben deciso di suicidarsi sul tragitto. Non so se anche a voi succede che quando state in macchina dovete tirare le cose fuori per farli vedere ai propri compagni, ragazzo, che ne so. Beh, io così faccio, tiro, tira, guarda, è bello questo, guarda, finché la busta, beh, si è suicidata. Ok, qui abbiamo tutte le cosine, anche una bustina più piccola lì. Ora tiro fuori una ad una, l'appoggio qui. E vi faccio vedere le cosine. Allora, mo mi casca tutto, eh. Sì, questo è un video improvvisato perché è un po' tardi. Ok, si regge benissimo. Allora, prima cosina, sono andata e ho pensato, che faccio? Prendo un po' di stronzate a caso oppure facciamo la logica del prendere qualcosa che potrei utilizzare? Ecco, sono andata sulla logica di prendere qualcosa che potrei utilizzare. Ho preso questo vestitino che era della nuova collezione e con le manichine così. Allora, io ho preso una 40, ok? L'ho preso un po' grande, pagato 18 euro, comunque abbastanza per un vestitino. Secondo me 18 euro sono un pochino. Però sembra molto carino. Lo devo provare magari con una cinta in vita. Deve essere bellissimo. Beh, insomma, questo vestitino qui lo butto di là. Poi sparisco e ho preso il pigiama. C'erano vari tipi, però vabbè, ho preso questo qui, ho preso una M e questo l'ho pagato 7 euro. È fatto così, molto carino. I pantaloni sono fatti con questi pois tutti colorati e lo buttiamo di là. Ok, prossima cosa, ciabattine. Chi è questo? È Looney Tunes, me sa, questo con il lietto qui e che non seguo tanto, sì, è lui, c'è scritto qui. Queste le ho pagate 8 euro e comunque è abbastanza 8 euro, eh. Però forse perché sono di sto coniglio qua, boh. Vabbè, comunque queste sono numero 38 e puzzano, veramente puzzano tanto queste. Beh, sarà la plastica, ma poi non potevano mancare ovviamente i calzini, che mi sono pure trattenuta, ne ho presi pure pochi, cioè solo questi, che sono tre paia di calzini di Minnie e sono bellissimi. Sono questi neri. Poi abbiamo questi fucsia con tutte le Minnie con il fiocchetto col glitter e anche queste che sono le mie preferite. Cioè queste sono le mie preferite. 3,50 euro, come d'altronde tutti i calzini più o meno costano così. E sì, questi. Poi passiamo alla cosa che preferisco, è questa borsa che si abbina pure con questa magliettina. Vabbè, l'ho messa così a caso, comunque sto messa abbastanza male. Se vedete qui una cicatrice che ho sbattuto la testa per sbaglio, mi sono fatta male, mo è passata però. Ecco, mi stavo pure accecando. Sto parlando piano perché mi sentono i vicini. Vabbè. Questa borsetta che è veramente carina. Allora, io voglio cominciare a comprare qualcosa sul sito quello Shein là, no? Però ho messo tante cose nel carrello, ancora non ho preso niente. Lì ho trovato una borsa veramente bella e penso che la comprerò. E intanto ho preso questa qui pagata 8 euro, è molto carina. E questa, vi dirò, stava veramente bene con quel vestito lì che vi ho fatto vedere prima. E perché l'hanno abbinati proprio loro così. Questi sono della collezione nuova là che c'hanno, che ne so. Che stava proprio il manichino con tutta sta roba addosso. E stava da Dio, quindi ho preso pure io tutte le cosine che ho visto. Un'altra borsetta è questa lilla che è piccolina, eh. Vabbè, c'ha anche la tracolla, anche quella gialla ha la tracolla, ma sta all'interno. Questa borsetta lilla che è veramente carina. Vabbè, qui ha una targhetta così. E sì, vabbè, il telefono, le chiavi e le cose mi ci entrano. Qui abbiamo la bustina. Molto bella, questa se non ve l'ho detto costa 6 euro, bellissima. Allora, qui c'è stato un po' un casino.
Allora, in pratica che è successo? Oh, è cascato tutto. Allora, volevo prendere dei sandali, ok? Io ho un problema in piedi, che essendo che la mia bisnonna mi ha tramandato la cipolla al piede, non posso mettere tutti i tipi di scarpe. Ma questo non perché mi fanno, cioè, certi tipi di scarpe perché mi fanno male i piedi, certi perché mi sento a disagio, ecco. Con queste scarpe io mi sentirei a disagio, per dirvi. Solo che io le amo, ok? Sono passata almeno 30 volte a guardarle, ok? Loro mi guardavano, io guardavo loro, loro guardavano me. Alla fine le ho prese, sì, e alla fine le ho prese. Allora, vi dirò, suppongo che il piede mi stia bene, visto che un po' non ho la cipolla, proprio quella brutta che si vede tantissimo, e ho un po', non so se mi posso spiegare, qui ho l'osso che esce leggermente, però essendo che sono quadrate, qui sono molto larghe, dovrebbero starci bene. Solo che ho detto, bah, io me ne voglio fregare dalle persone e le ho prese lo stesso. Soltanto che ho preso un 40, io ho un 38 di piede, normalmente di tacchi prendo un 39, un numero in più. Però speriamo che mi vanno. Queste pagate 14 euro e sì, sono belle. Poi con quel vestito, con altri vestitini che ho, devono essere bellissime. Poi le proverò e vi dirò. Secondo, sì, sono sparita. Bustina piccola. E qui abbiamo le ultime cose. Allora, ho preso questo kit con tutte le cosine, gli attrezzi per tagliare le unghie. Io ho la ricostruzione, l'avevo. Ormai queste mi sono cadute, però per un po' voglio smettere di fare la ricostruzione. Quindi le leverò perché devo far riposare un po' le mie unghie, perché è da un anno intero che le faccio in continuazione, quindi appena mi cascano tutte non le farò più. Devo curare le mie, così almeno vedo come va. Vabbè, intanto ho preso questo affarino qui, apro. Questo ho pagato 4,50 euro ed è fatto con tutti gli ananas, bellissimo. Poi è tutto olografico, veramente bello. Ora lo apriamo. Sì. Come si apre? Aspettate, che non ci capisco come si apre sto coso. Devo capire come si apre. Ma sono stupida io faccio domani mattina. Ah, ma sì, dovevo solo. Aspettate, la batteria mi sta mollando. Dovevo soltanto pigiare questo affarino qui. Oddio, ma sono bellissime, tutte dorate. No, vabbè, la lima è bellissima. No, ma che carini. Anche la pinzetta. Beh, allora il prezzo lo vale. Vi dirò. Bellissimo, mi piace tantissimo. Questo lo porterò anche in borsetta, che ne so. Magari mi si spezza un'unghia, visto che ho le unghie veramente brutte. Lo metterò in borsetta. Questo carinissimo. Poi mi sbrigo che ho la batteria che sta morendo. Aspettate che si è incastrato tutto qui. Poi ho preso due paglie di ciglia finte che io ho già provato e mi piacciono tantissimo. Però queste sono un po' più extra. Invece queste sono all'inizio un po' più piccoline. Poi diventano un po' più folte. E 1,50 euro l'una. C'erano anche quelle che costano 5, che ne so, 5 euro, 4 euro. Però vabbè, ho preso queste visto che non metto sempre ciglia finte. Però, visto che non mi farò più la ricostruzione, stavo pensando di farmi le ciglia. Vedremo. Ultima cosina. Aspettate, io sto a fare un casino qua, mamma mia. Allora, aspettate. Questi sono dei braccialettini, 1,50 euro, e guardate quanti ce ne stanno, bellissimi. Non so perché voglio vestirmi un po' più chic, un po' più da donna matura. Comunque ho 24 anni. Però io amo comunque lo stile casual, cioè io mi vesto proprio, che ne so, un po' più pure lo stile quello maschile, che ne so, militare. Però quest'estate voglio essere un po' più femminile, quindi ho preso tutte le perline. Metterò perline dappertutto. E molto carino, guardate quante ce ne stanno. Per 1,50 euro non so quanto dureranno, però vabbè. E poi io anche per i capelli ho preso questi qui, sempre con tutte le perline. Questo tutto bianco, questo fatto, questo invece ho pagato 3 euro. E questo qui, veramente carini. Ultima cosa, che sono questi orecchini che io amo.
Sono bellissimi. Guardate che carini. Sempre con le perline. Tutto schicchettoso. E niente, allora, questi erano i miei acquisti. Non voglio impappinarmi proprio all'ultimo, perché già non so neanche cosa ho detto in questo video. Sì, io normalmente sul canale che c'avevo prima mi sistemavo, mi truccavo di qua e di là. Oggi sto veramente messa male e non mi andava di fare domani il video, quindi spero che queste cosine vi siano piaciute. Io vi mando un grosso bacio e iscrivetevi a questo canale per sostenermi e darmi più voglia di fare i video. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!